Ed ora vi parliamo di un'iniziativa che si svolgerà il 12 giugno, quando alle 6 di mattina da Campo San Piero partirà una celebrazione, una rievocazione del transito di Frate Antonio, che andò, come detto, a morire a Darcella, a Padova. Questo è un po' il cuore di Campo San Piero. Questo è un luogo un po', fra virgolette, magico, diciamo, per tutti noi. Parla del Santuario del Noce Elda Forin, professoressa e storica, che ci accompagna nel cuore dei santuari antoniani di Campo San Piero. Proprio da qui il 12 giugno partirà la rievocazione in costumi d'epoca per ricordare le ultime ore di Sant'Antonio di Padova. La rievocazione è assolutamente filologica e fedele al periodo della morte di Sant'Antonio 1231. Si partirà dai santuari antoniani qui di Campo San Piero con i buoi, con il frate morente e con un corteo funebre, praticamente, con un corteo in costume medievale. È un evento che ha un valore enorme, intanto perché si inserisce in una spiritualità, in una tradizione di Campo San Piero e di tutto il territorio del Campo Sampierese, che è molto molto legata al santo. Per cui ogni anno ci ritroviamo per gli eventi antoniani, e quest'anno però c'è una cosa straordinaria che non si ripeteva dal 1963. Organizzata dalla Proloco di Campo San Piero, la rievocazione storica torna per la quarta volta nella storia, a distanza di 59 anni dall'ultima rappresentazione, 5 le tappe in programma. Partiamo qua da Campo San Piero, andiamo un po' per vie interne, tentando di seguire sempre il percorso originale. E andiamo verso San Michele delle Badesse, poi ci portiamo a Bronzola, nella chiesetta di Panigale. Là ci fermiamo in Villa Menini, più o meno verso mezzogiorno, là ci sarà il pranzo. Poi si partirà più o meno verso le 15 e ci porteremo verso Cadoneghe e arriveremo più o meno a Padova, alla chiesa dell'Arcella, verso le 9 di sera. Non solo un evento di carattere religioso, ma anche una manifestazione volta a promuovere la conoscenza del territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, industriali ed artigianali. Un evento animato dalla forte sinergia locale che vede il sostegno di numerosi partner. È stato un lavoro di squadra perché, oltre all'amministrazione comunale di Campo San Piero e di Padova, naturalmente, c'è stato il coordinamento con tante altre proloco che sono quelle che si ritrovano lungo il percorso, come pure i comuni coinvolti. Ringrazierei prima di tutto la Regione Veneto, la provincia di Padova, il Comune di Padova, il Comune di Campo San Piero che ci sta sempre vicino, tutti i comuni interessati al transito che ci danno una gran mano, tutte le proloco del consorzio del Graticolato Romano, i miei ragazzi della Proloco di Campo San Piero, instancabili, indomabili, i santuari antoniani. Non dimentichiamo gli sponsor che ci danno la forza economica per fare questa cosa che è abbastanza impegnativa.